Motorola Razr 5G, il nuovo smartphone, la riedizione del prodotto dello scorso anno che cerca di fare breccia nel cuore di tutti noi con questo effetto nostalgia molto importante perché ricorda uno degli smartphone più iconici della casa Alata. Uno smartphone pieghevole in verticale, che costa 1.599 euro, e già questa cifra ovviamente può far desistere dall'acquisto. Su questa cifra serve un prodotto eccellente, perfetto, senza sbavature. Vediamo in questa recensione se lui è davvero così oppure no. Il reso dello scorso anno l'abbiamo visto in una anteprima abbastanza veloce, però poi il prodotto definitivo non è mai arrivato nelle nostre mani, quindi non abbiamo mai fatto una recensione completa. Era uno smartphone davvero introvabile anche sul mercato, tra l'altro perché aveva solo un eSIM, quindi non aveva la slot per nano SIM, quindi capisco Motorola che non abbia voluto spingere poi tanto. Lui infatti aggiunge una nano SIM, uno slot qui sulla parte inferiore, quindi diventa un pochettino più consumer anche per noi italiani. Ma eccolo qui con il suo form factor a conchiglia, da aperto misura 72 mm x 169, mentre da chiuso 72 mm x 91, diventando di fatto molto più tascabile. Rispetto al passato abbiamo dimensioni leggermente più contenute a scapito di uno spessore maggiore, ma soprattutto, secondo me questo è molto importante, un peso minore che si abbassa sotto i 200 grammi. Per un pieghevole questo a mio avviso è molto importante. Sul retro una prima differenza rispetto alla generazione passata è questa back cover in vetro con il sensore di impronte qui sul logo Motorola, molto molto bello, molto piacevole, e tra l'altro funziona anche molto bene. Possiamo utilizzarlo sia per sbloccare il display esterno sia per sbloccare il display ovviamente interno. È una soluzione che preferisco rispetto ad averlo qui sul mento come era sul primo Razr. Ma lo tengo chiuso perché parliamo subito del display esterno. 2,7 pollici, molto piccolo, ma che permette di fare quasi tutto. Si chiama Quick View Display e il nome penso non sia stato scelto a caso perché permette di agire rapidamente all'interno del sistema operativo facendo quasi tutto come vi dicevo. E possiamo infatti ad esempio tirare su la tendina delle notifiche, abbassare i collegamenti rapidi per regolare anche la luminosità, oppure fare uno swipe laterale per accedere alla fotocamera verso sinistra oppure alle applicazioni verso destra, e qui possiamo aggiungerne, rimuoverne, e vengono supportate quasi tutte le app. Quelle non supportate da questo schermetto piccolino si aprono in risoluzione intera, quindi sono molto piccole, molto difficili da andare a utilizzare, però a mio avviso sono poche, quindi nel complesso comunque l'esperienza è abbastanza appagante. Possiamo anche ad esempio scorrere su Facebook con ovviamente tutti i vari limiti di queste dimensioni. A livello qualitativo non è niente di che, è un 800x600 pixel come risoluzione, però diciamo che fa il suo. Un difetto, se così possiamo dire, è il fatto che non si può utilizzare questo display, ad esempio, quando lo poggiamo su un tavolo così, mezzo aperto. Sarebbe stato molto, molto bello se l'orientamento si regolasse automaticamente in modo da girare l'interfaccia e poterlo effettivamente utilizzare in questo modo. E qui vado a sottolineare un difetto di questo prodotto rispetto ad esempio al Galaxy Z Flip di Samsung, ovvero il fatto che non è dotato di step intermedi. Quindi ho chiuso o aperto, sia per lo schermo interno sia per lo schermo esterno. E quindi passiamo allo schermo interno, un plastic OLED con risoluzione HD Plus, qualità così e così, non è sicuramente uno dei pannelli migliori, e anzi su questa fascia di prezzo si trovano dei pannelli stratosferici, però è un pannello pieghevole. Un pannello pieghevole che è molto molto sottile, e la cosa che non mi è piaciuta particolarmente è il fatto che non aderisca al 100% alla struttura dello smartphone. Se lo vado a piegare leggermente possiamo anzi qui alzare il display leggermente e vedere sotto come è strutturato. Insomma, anche qui dal punto di vista della qualità costruttiva non mi trasmette quella sensazione di durevolezza che mi trasmetteva ad esempio il Z Flip o il Z Fold, ma anche, per citarne un altro, il Mate XS. In ogni caso la cerniera sembra ben fatta, ci sono due ingranaggi che vanno a ritroso per chiudere appunto lo schermo, e una volta chiuso è ben saldo, così anche quando è aperto. Anche
anche in mano la sensazione è quella di una struttura, di una costruzione molto molto resistente, perché non ci sono particolari, il display non si muove, insomma sembra ben fatto, ma al tempo stesso ci sono delle piccole sbavature. Ad esempio, quando si va ad aprire lo schermo, qualche scricchiolio ogni tanto non manca. Ma tornando velocemente al display, lui si piega quando viene chiuso su tre punti, quello centrale e i due lati subito contigui, e queste piegature si notano quando lo schermo è spento e si vede appunto in controluce. Si vedono queste tre piegature che poi nell'utilizzo, quindi con lo schermo acceso, non si vedono, ma si sentono sotto al polpastrello, e questo ovviamente è un aspetto dei pieghevoli su cui bisogna farci l'abitudine finché non si trovano altri materiali, ma non saprò nemmeno se mai arriveranno. Poi è interrotto qui in alto da questo notch che trovo un po' anacronistico, e nella chiusura il display scivola lentamente sotto a questo mento, questo per andare a appunto migliorare l'angolo di piegatura. Insomma, un display che non mi ha fatto impazzire, e tra l'altro purtroppo ho trovato quei difetti classici dei display AMOLED, quindi da una parte più blu, dall'altra più rosa, oppure altra questione, il fatto che non è al 100% oleofobico, quindi si sporca molto facilmente, ma non è tanto lui il problema quanto il display esterno. Il display esterno tende a sporcarsi molto molto facilmente, qui Motorola poteva fare qualcosa in più per impedire ciò. Ma come funziona Motorola Razr 5G? Beh, lo sto provando da qualche giorno e lui funziona abbastanza bene. All'interno c'è il processore Snapdragon 765G che conosciamo e abbiamo visto su tantissimi prodotti. Su di lui funziona allo stesso modo, ma c'è una gestione termica un po' strana, tende a scaldarsi molto facilmente qui sulla parte inferiore non appena andiamo a chiedergli uno sforzo ulteriore, quindi un gioco un po' più impegnativo oppure anche uno streaming su una pagina web. Insomma, anche qui Motorola dovrebbe, penso, limare con aggiornamenti software, oppure è solo questione di una dissipazione difficile, appunto dovuta alle dimensioni molto compatte dello smartphone. Rispetto però al modello precedente viene aggiunta quindi la connettività 5G e anche un po' più di memoria, 256 GB con 8 GB di RAM. Oltre alla questione termica c'è un altro difetto, ovvero il fatto che riguardo alla connettività si comporta nella media, ma in situazioni difficili anche un filo meno, e inoltre dal punto di vista della multimedialità non mi ha dato quell'esperienza che mi aspettavo. Va bene, il display è 22 noni, quindi non proprio adatto per vedere film o video, ma il problema più grande è lo speaker mono inferiore di discreta qualità, appena sufficiente, proprio da fascia media, non sicuramente da un top di gamma. Interessante invece però dal punto di vista delle funzionalità. Qui Motorola lavora sempre bene e realizza una interfaccia basata su Android stock con qualche piccola aggiunta. Qui è doverosa perché bisogna andare a sfruttare, no? Questo doppio display. Tutte le novità sono all'interno dell'applicazione Moto, dove possiamo andare a personalizzare l'interfaccia grafica utilizzando un po' stili e sfondi di Android stock, ma c'è una sezione dedicata alle Moto Action che, per chi non è nuovo nel mondo Motorola, già le conosce, permette di attivare delle funzioni semplicemente muovendo ad esempio lo smartphone o compiendo gesture sullo schermo. Nello specifico per questo reso però Motorola ha pensato ad alcune funzionalità, come la possibilità ovviamente di cambiare i collegamenti rapidi presenti sullo schermo più piccolo, di gestire direttamente da qui le chiamate, oppure di andare a utilizzare lo schermo esterno per visualizzare un'anteprima di ciò che stiamo inquadrando con la fotocamera. Quindi se stiamo facendo un ritratto, la persona che viene appunto fotografata può già vedere un'anteprima di come verrà la fotografia. In ultimo c'è anche una gestione interessante sulle transizioni, ovvero quale comportamento lo smartphone deve adottare quando passa da uno schermo all'altro. Possiamo decidere di non fare niente, quindi di mettere direttamente lo smartphone in standby, oppure di continuare l'utilizzo dell'applicazione da uno schermo all'altro e viceversa. E dal punto di vista della batteria ne parliamo fra poco, perché prima accenniamo al solito alle fotocamere, aspetto su cui Motorola non punta particolarmente su questo smartphone. Unico sensore principale da 48 megapixel con un sensore ToF e un sensore interno, una selfie cam da 20 megapixel. A livello qualitativo ci troviamo nella fascia media, con scatti a volte gradevoli, altre volte invece con artefatti importanti. La gestione dell'HDR non è assolutamente dei migliori e spesso tende a riprodurre colori poco realistici.
in notturna ovviamente il rumore la fa da padrone, però c'è la modalità notte che qualche piccolo miracolo lo fa. I video sono invece discreti e si salvano grazie a un'ottima stabilizzazione dell'immagine, davvero molto molto buona. Può registrare fino in 4K a 30 fps oppure in Full HD a 60 fps, ma il suo limite maggiore è il fatto che non abbia altri sensori, nemmeno un ultra grandangolare o uno zoom, e quindi è sicuramente poco versatile da questo punto di vista. E quindi batteria, il numero potrebbe farvi un po' rabbrividire: 2800 mAh, 300 mAh in più rispetto al modello dello scorso anno. Una batteria piccola effettivamente, però che riesce a garantire 5 ore di utilizzo dello smartphone, quindi la giornata la copre abbastanza facilmente. Insomma, questo era Motorola Razr 5G, uno smartphone che mi è piaciuto utilizzare ma che non mi ha soddisfatto quasi per niente. È pieno di difetti qua e là che non lo caratterizzano come uno smartphone top di gamma, come invece vuole far intendere il prezzo. Lui effettivamente è più uno smartphone di fascia media e quindi l'avrei visto su un prezzo diciamo di 600-700 euro per essere buono, per appunto diciamo premiare tra virgolette la tecnologia del display pieghevole. Ma nell'esperienza di tutti i giorni molto meglio andare ad acquistare a queste cifre un vero top di gamma che offre sicuramente performance e risultati che lui effettivamente non riesce dal punto di vista della fotografia, non riesce dal punto di vista della multimedialità, non riesce dal punto di vista della gestione termica, perché comunque effettivamente scalda, e anche della connettività oltre che del GPS. Quindi bello, ma non lo comprerei. Ma fatemi sapere cosa ne pensate voi nei commenti. Ovviamente lasciate un bel like se vi è piaciuto e ovviamente iscrivetevi al canale. Per questo video è davvero tutto, un saluto da Michele per tuandroid.net.